Oh, buonasera amici del Parma, sono io, sono Babbo Natale e sono intervenuto qui sul canale di Papyrus perché ho una notizia per voi. Voglio farvi quest'anno un regalo speciale. Che cosa? Ah, volete sapere che regalo è? Beh, ecco, vi regalerò a tutti voi un defibrillatore nuovo di zecca. So che vi servirà tantissimo quest'anno, vero Papyrus? Vero Babbo Natale, vero, perché se le partite saranno tutte come quella di stasera, direi che ne servirà qualcuno in più, ragazzi. Ne servirà qualcuno in più, o magari in permuta, non lo so, in cambio di qualcosa che tenga svegli in un modo o nell'altro, di sveglio, Dio, che tenga, diciamo, che non butti giù, che non faccia venire qualche mezzo infartino, perché, ragazzi, oggi è stata una partita. Allora, mi è esplosa la testa, questo è poco ma sicuro. Avevo un mal di testa da tensione gigantesco, sudavo freddo, ho fatto già la doccia 300 volte dopo la partita di stasera. No, partita di scherzi, 3-4 volte l'ho fatta, davvero, perché ovviamente sto sudando, sarà anche la febbre, sarà il raffreddore, la tosse, incredibile. Può anche essere, è vero, le medicine, non lo so, ragazzi, non ne ho idea, ma la partita di stasera, sapete che per me è veramente molto sentita. Conoscete, sapete che sono napoletano, sapete che tifo Parma perché abito a Parma, sapete il mio amore per il Parma, lo conoscete, ecco, e sapete quanto senta questa partita. Ci sono ovviamente tutti i miei parenti invece che tifano Napoli, quindi è una partita molto sentita. Ora, immaginate per me cosa vuol dire essere al pre-partita di questa, diciamo nel pre-match di questa partita, la stessa posizione in classifica del Napoli. E già lì, dici. Sapendo che il Napoli esonera Ancelotti per prendere Gattuso, e quindi già lì inizi a pensare adesso, ecco, vedi, no, il Napoli sicuramente farà la partita della rinascita con un nuovo allenatore, ovviamente con chi se la deve prendere col Parma. E invece, che cosa succede? Che il Napoli è il medesimo Napoli visto nell'ultimo periodo, un Napoli che commette errori incredibili e assurdi, e un Parma che, come sempre, da cappello, veramente, da togliersi il cappello per la maestria di D'Aversa e dei suoi uomini, ne approfitta e riesce addirittura a ottenere 3 punti. Ragazzi, siamo usciti dal San Paolo con 3 punti. Io lo so, ti vedo te adesso, tifoso del Napoli, che stai commentando qua sotto cose ingiuriose, ingiuriose. Ecco, allora, calma, innanzitutto calma, perché io rispetto per un tuo stesso conterraneo, innanzitutto. Secondo, sto male, come puoi vedere, quindi non puoi trattare uno malaticcio come me in questo modo. Quindi calma, innanzitutto calma. Questo non sarà un po' spartita normale, ragazzi. Poi nel caso ne parliamo della partita effettivamente domani con calma. Ecco, adesso non so neanche. Ecco, cosa succede quando Papyrus non sa cosa dire, che ripete questo stesso video una cosa come 10-12 volte, ragazzi? Ho ripetuto questa scena di Babbo Natale una cosa come 12 volte, ripetuto, finché ho detto come viene, viene, va bene così, perché vi devo mostrare la mia gioia, ciò che sto provando adesso, che è esattamente ciò che provavo quando il Parma è salito in Serie A, ciò che il Parma ha fatto ottenendo il 3-3 contro la Juventus, la vittoria contro l'Inter dell'anno scorso, partite sofferte, anche la vittoria contro la Roma. Cioè, insomma, questa vittoria per me ha un significato veramente importante. Mi dispiace tantissimo, ma tantissimo per il Napoli, per la situazione della classifica del Napoli in questo momento, ma tanto, tanto, tanto. Oggi ho visto però delle cose molto buone per il Napoli, anche perché ha attaccato praticamente con una cosa come 80 minuti? Non stiamo scherzando, 80 minuti. Sepe ha fatto dei miracoli che ormai, vabbè, parliamo ancora di Sepe, ormai è vecchio e stravecchia la situazione Sepe, ne abbiamo già parlato nello scorso video, direi anche, l'abbiamo già santificato una volta, non si può santificare 2 volte Sepe, l'abbiamo già detto che veramente oggi ciò che non è stato Sepe nelle scorse partite contro il Napoli, vi ricordate che dicevo, ma Sepe cosa fa contro il Napoli? Niente. No, adesso invece Sepe. Non ho aggettivi, non ho aggettivi. Vittoria. Abbiamo vinto a San Paolo. Allora, calma, 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 calma. Allora, sei qui, youtuber, devi analizzare la partita, ok? Pronti via, pronti via. Siamo con Cornelius in campo. E dico bene, siamo con Cornelius. Abbiamo recuperato Cornelius la scorsa partita, benissimo.
Dai, cacchio, stiamo recuperando. Cornelius in campo può tenere sulla squadra, spinge gli avversari, può, diciamo, dare fisicità là davanti. E infatti, primi 10 minuti, praticamente solo Parma, errori su errori del Napoli. Parma riesce a segnare col numero 44, Dejan Kulusevski, dopo l'errore incredibile di Koulibaly. Però si fa male anche per recuperare il pallone, quindi se infortuna Koulibaly, ho detto, oh, sta a vedere che ci sta andando bene, sta a vedere che forse sta girando nel verso giusto. 5 minuti dopo, cosa succede? Ovviamente deve succedere qualcosa, non sei tifoso del Parma, perché deve succedere qualcosa. Mentre sta girando tutto bene, bam, si spacca sta ruota e si infortuna di nuovo Cornelius. E dici, boh, lì analizzando la partita, parlando neanche con gli altri, ho detto, ragazzi, il Parma senza Scozzarella, per poter andare subito in contropiede velocissimo con quei tre là davanti, e senza un Cornelius, comunque una punta grossa, che possa tenere sulla squadra, è finito. È finito. Adesso il Napoli attaccherà per i restanti 80 minuti. Ci sarà un tour de force. Non se ne esce. Il Parma perderà sta partita. Ne ero convinto, ragazzi. Ma non per demerito del Parma, perché non avevi gli uomini necessari per poter affrontare un Napoli che andava all'arrembaggio con un pubblico spettacolare, che veramente ero anch'io carico tra un po' andare in campo anch'io per il Napoli, fate per quanto caricasse, per dire, cioè, nel senso, era un pubblico che caricava tantissimo. E così è stato, effettivamente, così è stato. Napoli che ha caricato, Insigne che ha sbagliato, quanti? 32 gol, non ne ho idea, veramente, anche assurdi, dei gol assurdi. Fine primo tempo, tra l'altro, con una cosa che io, è proprio il festival della pagliacciata, tra l'altro, proprio calcio di rigore, guardo, dico, cosa ha visto l'arbitro? Rivediamolo. Vedo questo giocatore che cade a terra da solo inciampando. Dico, vabbè, dai, adesso il VAR sicuramente lo cancella. No, il VAR non solo non lo... cioè, cancella il rigore, sì, ma dà un calcio di punizione che, sinceramente, io ancora devo capire perché. Ho detto, vabbè, almeno ho tolto il calcio di rigore, ok, ma che punizione era quella, ragazzi? Spiegatemelo, perché non l'ho capito. Io guardando, cercavo proprio di capire, dicevo, vabbè, non facciamo polemica, perché almeno il rigore era cancellato, l'ha tolto, ma... la punizione, dov'è? Non riuscivo a capire, che è inciampato da solo, quindi non sono ancora riuscito a capirlo. Dicono che c'è stato un tocco, ma vedremo con calma, magari da domani un po' più, tanto si può guardare anche con calma adesso ormai, no? È normale, dopo una vittoria puoi guardare con calma queste cose. Secondo tempo anche peggio, perché se nel primo tempo avevamo provato con Gervinho, che era arrivato addirittura una volta davanti palo, perché ovvio, sono Gervinho al fantacalcio, trovare il Parma, palo, vabbè, è normale. Secondo tempo non c'era neanche il Parma, cioè non c'era neanche il Parma in attacco, parlo dell'attacco perché la difesa è sempre splendida, è fantastica, ottima. Il gol di Milik era anche abbastanza fisiologico, nel senso, dopo tutti quei tiri che ci sono stati, quelle azioni che ha avuto il Napoli, quel tour de force, non ce la fai a bloccare ogni singola cosa, no? È proprio fisiologico. Milik poi è un fenomeno, non c'è nessuno che ti tiene sulla squadra, quindi non riesci neanche a fare delle azioni decenti, e vabbè, era fisiologico l'1-1. Lì in quel momento mi aspettavo veramente il 2-1, tant'è che ci sono state altre occasioni molto interessanti da parte del Napoli. E poi, la scivolata, ennesimo errore difensivo del Napoli, parte il contropiede. Gervinho che finalmente fa una cosa che non gli ho visto fare per tutta la partita, cioè chiede un 1-2 a Kulusevski. 1-2, ci è voluto un po' a farlo sto 1-2, eh? Però chiede un 1-2 a Kulusevski, lo ottiene, e il Parma, in mia completa estasi, come se mi fossi fatto, ma sono assuefatto dalla gioia di questo Parma, sono assuefatto dalla gioia, vi vedete così, sono strafatto di Parma, veramente, uno strafatto di Parma, ecco, sono così in questo momento. Gol, sono esploso dal divano, ero coperto sul divano, un po' ammalaticcio, ovviamente prima il freddore, un po' di febbre così, esplodo completamente, la mia ragazza mi guarda anche in maniera stranita, senza capire che cosa stia succedendo, e la gioia. La gioia, ragazzi, avete presente la gioia? La gioia. Penso che se stiate vedendo questo video e siete tifosi del Parma, sia stata la vostra stessa reazione. Ora, che dire? 20,
24 punti in classifica, quasi eguagliati i punti dell'anno scorso della fine del giro d'andata. Abbiamo battuto la Roma, abbiamo battuto il Napoli, siamo settimi in classifica, sesti, boom, vado a rivedermi la classifica per capire. Con quanti infortunati, abbiamo praticamente l'infermeria piena, proprio l'infermeria. Babbo Natale, ecco, se io quest'anno volessi un regalo, per favore, l'infermeria, svuotiamola, Babbo Natale, svuotiamo l'infermeria, che è meglio, perché adesso penso anche alla prossima partita, non abbiamo neanche più Cornelius. Però il bello è questo, che rispetto all'anno scorso, che il Parma nel girone di ritorno era pieno di infortunati, e si è visto, già abbiamo rischiato di retrocedere, quest'anno il Parma pieno di infortunati è lì in classifica. Se recuperiamo questi infortunati, che succede? Boh, ai posteri l'ardua sentenza, calma, piedi a terra. E ancora una volta la gufata di Instagram ha funzionato, ragazzi, incredibile. Fatemi sapere in un commento qui sotto cosa ne pensate della partita. Domani con molta calma e tranquillità parliamo della partita in maniera tattica. Adesso mi sono già tranquillizzato rispetto a prima, mi sono già un po' più calmato. Però domani ne parliamo, domani. Adesso euforia. Per adesso, tifosi del Napoli, piatevi sti due parmigiani dei 27 e 44 mesi, Gervinho e Kulusevski. Sono buoni, ragazzi, sono buoni. Il parmigiano è buono, ma mentre sulla pasta napoletana è veramente buono, ragazzi, molto molto buono. Voi una mozzarellina ce l'avete pure provata a dare, buona, però un po' di parmigiano, un paio di pezzi, vedete che sono bei regali di Natale, ragazzi, veramente bei regali di Natale. Un saluto, ciao da Papyrus. Mamma mia, devo andare a prendere per il culo i miei parenti, scusate.